Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro riottenimento dei pezzi della stella che ci sono stati rubati da Baby Bowser. Quindi adesso dobbiamo tornare dal professore e andare in una nuova area. Prima però vediamo al negozio se hanno qualcosa di nuovo. Tutaguscio e pantauovo. Allora, il pantauovo aumenta di un sacco la difesa dei bimbi e non sarebbe male, mentre la tutaguscio ci aumenta anche a noi un sacco la difesa. Abbassa la vita di Mario, ma di 10 punti ce la potremmo benissimo cavare. Sicuramente ai bimbi gliela prendo tutti e due, perché sono più necessari di difesa loro. Gli adulti, sai che quasi quasi aspetto un attimo. Recuperi PV a ogni turno. Un bravo temporaneamente aumenta l'attacco degli usi fratelli. Ogni bravo aumenta la difesa. Ok, ma io prenderei due di queste, anche se però ne prenderei forse una. Ecco fatto. E all'altro fratello gli diamo invece l'adrenotessera per ogni nemico che viene colpito. Becca di questa. Ai bimbi invece... Ah, ma certo, ecco per... Oh, che stupido. Ecco perché l'altra volta avevo detto che ai bambini mi sembrava che l'uovo andasse più lento, perché gli ho dato la tessera facile. Che stupido. Beccatevi la tessera esperienza voi due, va. Che stupido. Certo, perché ai bambini era più semplice. Buah! Vediamo gli strumenti invece che cosa hanno di nuovo. Allora, avete i pepe rossi, pepe verdi, pepe blu che aumentano la velocità. Qua invece il tascategnaccio e il trampolino. Il trampolino it's good. Trampolino it's good. Sai che quasi quasi mi compro... No, niente, non compro nulla, grazie. E andiamo dal professore con i nostri ritrovati pezzi della stella. Professore, abbiamo i pezzi! Eccoci! Oh, fatemi vedere, siete arrivati! E avete trovato qualche pezzo della stella cobalto, eh? Quanti, due? Abbiamo anche un disegno fatto da un certo Todaberto prima di perdersi la memoria. Ah, ah. Sembra la principessa Shroom che attacca la principessa Peach. Sì, la principessa Peach sta usando la stella cobalto per respingere il mostro alieno. Come sappiamo, la principessa Peach ha perso lo scontro e allo stesso tempo è andata in pezzi la stella. Chissà cosa è successo. Ah, chi lo sa. Forse la stella cobalto da sola non è bastata. O forse è successo qualcosa di imprevisto. Beh, non importa, per ora pensate a trovare le brecce dei pezzi della stella cobalto. Chissà cosa c'è sotto quelle macchie però. Sarebbe molto comodo saperlo. Andiamo noi. Ah, a proposito, il secondo piano si è aperto una nuova breccia temporale. Dove? Ah, quella. Secondo le mie analisi porta direttamente al castello di Peach del passato. Purtroppo gli Shroom tengono il castello sotto sorveglianza e sarà impossibile entrarvi. Pare che per ora dovrete concentrarvi sui pezzi della stella cobalto. Vabbè, e allora? Che ce l'hai detto a fare se non possiamo entrarci? Magari per mettere curiosità ai bimbi che ci giocavano della serie. Voglio vedere se proprio mi bloccheranno. Mi chiedo se però qualche speedrunner riesca a incastrarsi tipo fra qualche tileset in quel livello e a passare oltre il blocco. Coraggio, vecchio me! Dobbiamo essere più originali per far ridere la principessa. Ok, forza! Ah, la mia schiena! Oh, che male! Oh. Principessa, le piace? Eh? Siamo proprio in palla, eh? Questa è la cosa più strana che abbia mai fatto in vita mia. Ah! Come se la ridono i bimbi. Ta-dan! Ah, interessante. Ah, forse potremmo sfruttarla. Chi lo sa? Luigi, secondo te potremmo farlo anche noi? Ah, sei scemo, la mia schiena. Ehi, potete insegnarcelo? Come? Volete imparare la nostra mossa? Vabbè. Beh, io ve la insegnerei anche, ma credo che il vecchio me sia la frutta. Non c'è problema, sto benissimo. Vecchio me, ma che dici? Hai una faccia che fa paura. Ah, forza! Sono pronto a sacrificare questo vecchio corpo per la principessa, andiamo! Oh no, il maestro Todd è un insegnamento di puro amore per il proprio lavoro. Questa mossa si chiama palla fratelli, non credo che ci sia bisogno di spiegare perché.
È una mossa che richiede elasticità, resistenza, coraggio e anche grande apertura mentale. Innanzitutto inizia il signor Mario, quindi se non le spiace... Veniamo al sodo e per favore evitiamo le battute di cattivo gusto, ok? Signor Mario, se preme R, la sua icona diventa quella della palla fratelli. Dio mio. Se poi preme A, lei e suo fratello vi trasformerete in una palla gigante. A questo punto, usando il pad, rotolerete nella direzione che volete. Semplicissimo, no? Hai voglia. Rotolare è certo più veloce che camminare. Per non parlare delle salite, le supererete in un lampo. Signorini, a voi l'onore. Ok. Vai! Che tra l'altro non ci ho mai provato, ma chissà se questo percorso lo puoi fare anche a piedi, ti dicono... Ah, grazie, lo stavo già facendo. Un'altra cosa, quando siete a palla potete infilarvi dentro cunicoli angusti. Se non riuscite a proseguire camminando, provate a trasformarvi in palla. Il grande consiglio, trusa una tua palla. Ecco, fatto, siamo arrivati. Bravissimi, sono sicuro che userete questa mossa al meglio. Ne sono sicuro anche io. Soprattutto in teoria forse posso già usarla in un modo. Forse con questa mossa le scale che portano all'osservatorio. All'osservatorio è apparsa una breccia temporale, lo sapete? Vi consiglio di andare subito a vedere. Che strano. Oh, un'ultima cosa, la palla fratelli. Credo che possiate usarla in molti modi diversi. Forse anche per far ruotare vari oggetti. Concordo, forse al piano terra troverete qualcosa per mettere alla prova la vostra teoria. Sì, è vero, non c'è dubbio. Al piano terra troverete qualcosa da far ruotare. Chissà dove. Ah, ma guarda un po'. Signori, usate la fantasia. Siete innovativi nell'usare le vostre nuove abilità. Scusa un attimo, voglio solo vedere. No, vabbè, ho già provato. Volevo vedere se come prima ripartisse la velocità della luce. Io però mi ricordavo che era qua anche un'altra rotolata, o sbaglio? No, forse è quella lì che dicono loro e io mi ricordo solo male la zona. Ma guarda un po'. Tac 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 tac. E vai, abbiamo sbloccato una nuova area del palazzo. Che poi, adesso che ci entriamo, mi chiederò: ma perché il personaggio che tra poco troveremo si trova qui? Io me ne vado. Cioè, o meglio, non perché si trova qui, ma come ha fatto ad arrivare qui. In ogni caso, siamo nelle fognature del castello. Occhi tocchi. E stranamente ci mettiamo un sacco per uccidere un Goomba. In realtà neanche troppo, però. 2 punti esperienza. Oh no. I Goomba. Allora, vediamo ogni pezzo per pezzo di queste fognature. Se ci portano da qualche parte. Io non mi spreco neanche a usare il salto anche coi bimbi, perché tanto mi basta solo il salto di Mario e Luigi e i Goomba già ce li riviamo dalle scatole. Ecco qua, un ultrafungo, un superfungo e un fungo. Perché no? Tanto sentivamo la mancanza di qualche fungo, no? Il fungo Max. Un fungo spora a questo punto non me lo metti? Occhi tocchi. Non me lo vuoi mettere anche un fungo spora, già che siamo qui? Ecco fatto. Ah giusto, a Luigi abbiamo dato quello che se colpisce fa sicura. È vero, per un attimo mi ero dimenticato della cosa. Di qua non c'è nulla. Che tra l'altro, eccolo qua. Volevo dire, cerchiamo anche le X sul terreno. Cerchiamo anche le X sul terreno, vediamo se riusciamo, dai, a tirare su qualcosa. Vediamo adesso. No, ho sbagliato, vabbè, 30 monete, già sono più della dell'altra volta.
Ho provato a fare questa cosa mettendo le dita in questo modo, perché così avevo, non dovevo spostare uno solo a fare quattro tasti, e così avevo un giro migliore. Faccio ta 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 ta. Nei giri veloci secondo me ci può aiutare. In ogni caso, in questa zona non mi sembra ci siano altre X sul terreno. Torniamo indietro e vediamo. Allora, qua dentro i bimbi possono entrare, ovviamente, però fammi vedere se c'è qualcosa. No, non mi sembra comunque. Uno e due. Il nemico base di ogni gioco di Super Mario, i Goomba. Che tra l'altro ha appena fatto, o sbaglio, la stessa animazione dei Goomba di Viaggio al centro di Bowser. Uno può dire, grazie al cazzo, magari è da questo gioco che hanno preso quell'animazione. È vero, è vero. Allora, bimbi, entrate nelle fogne. Mi dispiace, ma vi tocca. Siete i più piccoli e siete gli unici che possono entrare sotto il terreno, quindi... Oh, sbrigati! Ok, mettiamoci già sulle varie uscite delle monete. Entriamo in quest'altra. Vediamo che cosa ci esce fuori. Un'altra moneta da 100? Secondo me sì. Esatto. Andiamo con Mario e Luigi sull'altra uscita e vediamo cos'altro esce. Ovviamente 100 monete. Allora, bimbi, uscite di qua. Ecco fatto. E proseguiamo dall'altro lato. Eccoci qua. Vediamo. Ah, cosa sta facendo quello? Io entro dentro le fogne. Se vi ricordate Superstar Saga, qualcosa vi sto già dicendo. Qualcosa già ve lo sto dicendo. Ecco fatto. Madonna. Allora, non varrebbe neanche la pena di ucciderli, visto che ci danno 2 punti esperienza, Dio mio. Però, già che siamo qui, scusami, ma... ne approfittiamo, no? Non tanto appunto per i punti esperienza, ma già che siamo qui non è che ci cambia la vita. Poi magari ci buttano giù un fungo, buttalo via. Magari un oggettino, sai. Dici, vabbè, è un oggettino, ma un oggettino di qua, un oggettino di là. In Superstar Saga siamo arrivati a 100 funghi facendo così, uccidendo un nemico nella prima area, quella lì vicino al castello di Fagiolandia, che a inizio gioco non ti droppa nulla, ma con la giusta quantità di baffi e con lo giusto strumento ci droppava certi funghi che lascia stare, mamma mia. Un'altra fungospora. Pizzico, occhi tocchi. Ecco fatto, magari appunto con un giro fortunato ci dropperanno anche un fungo qualsiasi, eh. Però si butta mai via nulla, no? Sia mai. Io sono uno di quelle persone che dice tutto ciò che ottieni è tutto ciò che hai guadagnato. Quindi di conseguenza, se otteniamo anche solo un fungo, è già un bonus. È un fungo in meno che compreremo più avanti. Oh, vedila così. Io poi continuo a dire che magari esce un fungo, ma magari hanno un drop rate talmente basso che non droppano nulla. Allora, prima qua non c'è nulla e non ci interessa sapere dove ci porta per adesso. Ah, sono riapparsi Goomba, ma pensa un po'. Di qua invece che cosa troviamo? Un altro oggetto? Strano ma vero, nulla. Incredibile. Questa cosa mi ha sorpreso. Allora, dicevamo, bimbi, tocca a voi. Ecco fatto. Allora, voi due adulti invece andate prima qua. Ecco fatto. E ci prendiamo un'altra moneta. Poi di qua arriviamo. Eccoci. Sparate fuori i soldi. Abbiamo 1900 monete giuste tonde, eh. Quanto mi piace avere i numeri tondi. E basta, l'ultimo è questo, giusto? Mi sa di sì. No, forse neanche.
Forse neanche. Ah no, invece sì, esatto. Perfetto. Non me ne sembra ce ne siano altre di crepe, quindi... Ed eccoci arrivati al negozio dei fagioli. Che noia. Ospiti? Ora sono... arrabbiato! Benvenuti, benvenuti alla fagiotesseria di Sogghigno. Qui i fagioli sono considerati piccoli tesori munti da una bella mucca fatta di gioielli. Chi vi ci porta dei fagioli riceve in cambio delle tessere tanto rare da far cadere i baffi. E vai! Cosa? La mia storia? Le parole non sono fagioli, non buttiamo via il nostro tempo. Siete come dei gattini stupidi, troppo stupidi per sapere che siete stupidi. E siete curiosi, ma la mia storia è così lunga che voi due fate in tempo a laurearvi prima della fine. Se volete ascoltare, beh, ok. E allora ascoltatela. Sono un mercante di tessere, ora mi arrabbio solo ogni tanto. Prima ero sempre arrabbiato e spargevo la mia rabbia sul paese vicino come lo zucchero sulle frittelle. Poi sono arrivati due uomini, uno rosso e uno verde, e mi hanno punito. Sì, mi hanno punito con salti e martellate sulla testa. Un solo salto. Anzi, in realtà una sola martellata, non è vero, non gli ho saltato in testa. A meno che non intenda i primi scontri, allora sì. Martellate sulla testa e mi hanno sconfitto. Il solo pensiero mi fa arrabbiare. Il rosso e il verde avevano due martelli, il rosso e il verde, e vi assomigliavano. Sono arrabbiato. Quei due, la testa mi fa male solo il pensiero. Ora sono arrabbiato e ho mal di testa. Volevo regnare e ridere di loro, invece niente. Arrabbiatissimo. Stupidi, loro e i loro stupidi baffi brutti, come uno stupido spazzolone per le pulizie. Io sono calmo. Ma io aspetto. Ho il mio negozio, la mia fagiotesseria di Sogghigno. Presto arriverà il giorno della mia vendetta e allora saranno guai per tutti. Già prevedo il successo, già pregusto il trionfo, già festeggio la vittoria. Io sarò arrabbiato. Io non potrò perdere. Io combatterò. Che poi ci ho pensato adesso, i bimbi sono nello schermo piccolo. Ecco, scusatemi. Io farò del male. Io ho perso la calma. Io mi sono arrabbiato. Beh, non lo so. Io cerco di sopprimere la rabbia, ma a volte è la rabbia a sopprimere me. Il rosso e il verde mi soffiano il fumo della rabbia negli occhi e io perdo la testa. Scusate, ora sta bene, non preoccupatevi per me. Ma parliamo di fagioli. Fagioli e tessere, facciamo uno scambio. Cosa volete? Uno scambio? Vediamo che tessere hai. La tessera X-Star. Eccolo, strumenti infiniti, questa è buona. La tessera esperienza A, ricevi molti più punti esperienza se batti il nemico con gli strumenti. Tessera tesoro, ricevi gli strumenti dei nemici sconfitti usando gli strumenti fratelli, giustamente. La moneta tessera, ricevi molte più monete se sconfiggi i nemici con gli strumenti. Aumenta di molto tutti i danni, sia quelli inferti che quelli subiti. Questa è buona. La calpel tessera, infliggi danno maggiore se inizi a battere saltando. Puoi battere i nemici se lo colpisci col martello prima della lotta. Maggiore efficacia del primo attacco sferrato durante la battaglia. Allora, questa non è male. Però io butto lì questa tessera, l'abbiamo usata. O meglio, lo strumento che usava questo effetto l'abbiamo usata anche in Superstar Saga e ce la siamo cavata benissimo. Quindi io già la comprerei. Darla a qualcuno per il momento? No, per il momento la mettiamo solo da parte. Vediamo, ma io posso vendere qualcosa e ricevo in cambio soldi. Fate attenzione, vende qualcosa per guadagnare. I baffi non mi interessano niente, fagioli. Ah beh, allora. Ho delle bellissime tessere, portatemi dei fagioli, fagioli! Ma aspettate un attimo, io vedo... l'osservatore del castello, io vedo... la fine! Insomma, ti sta dicendo... dovete andare all'osservatorio, qui non serve che venite. Grazie, lo sapevo, per carità. Però ti ringrazio lo stesso di avermelo ricordato. Mi fa piacere che Sogghigno stia lavorando sulla sua rabbia. Effettivamente nel primo capitolo... beh, sei stato sconfitto perché pensavi di essere superiore, quindi... ci sta che tu sia morto. Voglio però due tessere di quelle lì che fanno il doppio dei danni. Certo, anche la tessera degli strumenti infiniti non farebbe schifo. La tessera degli strumenti infiniti sicuramente non mi dispiacerebbe. Anche quella dell'esperienza, per carità.
Non vogliamo certo buttare merda su quella. Se dovessi però dare una priorità, farei subito prima quella lì dei danni però. E la metterei ovviamente prima Maria Luigi, per ovvie ragioni. Allora, dobbiamo salire di sopra, abbiamo detto. Bisogna salire qua sulle scale. E eccoci qui alle scale dell'osservatorio. Guardale un po', sono tanto altine. Io però prima vorrei salire dove il professore ha detto che in questo momento non si può entrare. Non perché appunto io voglia entrare dentro quel portale, ma perché voglio vedere solo quella zona. Voglio vedere se c'è almeno qualche blocco da prendere, se c'è qualcosa. Ecco, esatto. I calzoni follia e un fungo vita. Ok, i calzoni follia già li avevamo esclusi, perché quei 5 punti di attacco non valgono sicuramente la pena. Come ho detto, magari a inizio gioco, se ne avessimo avuti subito 2, un pensierino te lo potevo anche dedicare. Messo così, no. Te l'ho detto, fosse stato 20 e 20, per dire, 20 di attacco e meno 20 di difesa, un'idea te la facevo. Cioè, unita magari alla tessera, questa qua che abbiamo appena preso da sogghigno, magari era un glass cannon totale, magari diventavi veramente un glass cannon. Però perlomeno il gioco valeva la candela. Cioè, nel senso, avevi un grande quantità di danno e ricevevi una grande quantità di danno, ma appunto tutto in proporzione. Vediamo fin dove arriviamo. Ah, vabbè, 33. 330 monete sicuramente non mi fanno schifo. Ma guarda un po', questo portale emana un'aura terrificante. Ma non è qui che dobbiamo entrare. Noi dobbiamo salire per questa lunga, lunga, lunga scala che ci porterà all'osservatorio. E qui c'è un blocco per Luigi, un fungo cura. E qua c'è un blocco che serve solo ai fratellini. Allora, no. Allora, aspetta. Ecco fatto. Abbiamo 25 secondi per salire sopra. 2, 1. Oh, aspetta. Fermo, fermo, fermo. In tutto questo mi sono dimenticato di... Allora, vi chiedo scusa, ma ogni volta che cambio gli schermi io guardo dritto e mi dimentico di quello a destra. Scusatemi. Vai, 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 vai. Velocità pallosa, velocità pallosa. Che poi mi piace un sacco l'effetto che fanno quando loro sono una palla. Perché per essere un gioco del DS, gli effetti 3D erano fatti veramente bene. Erano veramente fatti bene. Allora, chiamiamo i pupi. Eccoci. Prendiamo fagiolo, che tra l'altro, scusami un secondo, ma è una curiosità. Noi ora abbiamo 15 fagioli. Se io prendo questo fagiolo, me lo conta come uno o come più di un fagiolo? Perché non mi sembra, almeno, magari siamo stati più bravi di quanto pensassi. No, è un fagiolo. A me non mi sembrava di averne presi 45 la volta precedente. Poi magari, appunto, siamo stati comunque bravi e ne abbiamo presi veramente così tanti. Però a me non sembrava. Wii 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 wii. Pam pam paravaram pam pam pam. Pam paravaram pam pam param pam. Che bella la musichetta del deserto. Fa caldo qui. Hai ragione, mi ricorda molto il deserto dei sorrisi di Superstar Saga. E noi però ci salutiamo qui, ragazzi. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!